Stamani vorrei approfondire velocemente, ovviamente, di un argomento che mi sta molto a cuore: l'abitudine di dire menzogne. Aristotele, questo filosofo greco, sosteneva che cosa si guadagna, si poneva questo quesito, a dire bugie. Diceva: null'altro che a non essere creduto. Ed è proprio così. Ma la bugia nasconde dietro tutta una serie di problematiche. Spesso la menzogna vuole esaltare se stesso, spesso viene celebrata da chi ha poche attitudini, di chi vive in uno stato di minorità. Invece dovremmo avere quella capacità di essere chiari con tutti, di dire la verità. La verità ci fa liberi perché mette in evidenza ciò che è giusto. E allora questo sport preferito da molti crea una sorta di abitudine che anche quando non c'è bisogno di dire una menzogna, la viene detta perché ormai è diventato un modus vivendi. Allora, qual è l'esortazione che vorrei esprimere questa mattina? Quella di denudare la vita dalla menzogna, dalla bugia. La bugia crea un habitus mentale che non aiuta nessuno e molte volte diventa, per così dire, un modo solo per esprimere se stessi ed esaltare se stessi. Ma la strada giusta invece è quella dell'umiltà, cioè quella di dire ciò che sono, perché nessuno deve vergognarsi di ciò che è. Noi siamo diversi l'un dall'altro e non è detto che non avere una attitudine significa obbligatoriamente andarla a ricercare. Invece dobbiamo esaltare ciò che il Padre Eterno ci ha donato. La menzogna ci inganna, ci fa diventare proni di fronte alla storia e questo non ci è consentito.